Buongiorno, sono Danilo Riodanti e sono il vicepresidente di Federmobili Milano. All'interno dell'associazione il mio ruolo è quello di seguire il progetto di apprendistato per formare giovani venditori e progettisti da inserire nel mondo dell'arredamento milanese. Quest'anno siamo arrivati alla terza edizione e con grande soddisfazione permettetemi di sottolineare che abbiamo inserito nell'ambito lavorativo 25 ragazzi che oggi hanno una prospettiva di lavoro a lungo termine. Il merito e il grande applauso va fatto al corpo docenti, professionisti che con la loro grande esperienza di lavoro sono stati in grado di formare veramente i ragazzi. E anche un grande applauso va fatto a CAPAC, il Politecnico del Commercio. Sotto la guida del dottor Cartasegna si muove un'equipe capace di superare tutti gli ostacoli organizzativi per far funzionare questo progetto, Covid compreso. Adesso siamo pronti ad iniziare il terzo corso di formazione. L'anno scolastico si aprirà il 4 di ottobre. Stiamo da un lato ricercando la selezione di candidati per accedere al corso e li andremo ad scegliere tra ragazzi diplomati provenienti da istituti d'arte, scuole professionali, liceo artistico o scuole di design. Contestualmente stiamo anche ricercando quelli che sono gli imprenditori che hanno la necessità di ampliare il loro team di lavoro, assumendo dei ragazzi con un contratto di apprendistato. Se siete interessati ad assumere giovani da noi formati con un contratto di apprendistato, telefonate a Federmobili Milano 02 77 50 267 oppure potete inviare una mail indirizzandola a federmobili.milano chiocciolaunione.milano.it. Sarete poi contattati, informati, seguiti accuratamente. E per conoscere tutti quelli che sono i dettagli sia del percorso formativo sia per strutturare l'iter dell'assunzione del ragazzo in apprendistato. Con questo video colgo l'occasione per dare voce a tre testimonianze di persone che hanno lavorato a questo progetto e che sono in grado di sottolineare la validità del progetto stesso e quanto sia per voi importante poter approfittare di questa iniziativa, perché è un'iniziativa veramente mirata al futuro dell'arredo, perché noi crediamo molto nello sviluppo dell'arredo milanese e dell'arredo lombardo e abbiamo bisogno di immettere perciò forze nuove. Grazie a tutti per l'attenzione. Buongiorno, sono Stefania Zucchetti e sono la titolare insieme ai miei tre fratelli di Gruppo Mobili 4Z, un gruppo che si occupa di arredamento da oltre 40 anni sul territorio milanese. Abbiamo vari punti vendita dislocati appunto intorno a Milano e ad oggi contiamo circa 50 collaboratori che ci aiutano a portare avanti questo progetto. Diciamo, nella parte vendita e progettazione contiamo circa una ventina di persone. Il nostro gruppo si occupa di arredamento, progettazione e vendita ed è un riferimento ad oggi sul territorio proprio perché l'esperienza e la passione che ci contraddistingue ci fa sentire un po' unici nel nostro settore. Stefania, quest'anno tu hai avuto nel tuo team di lavoro uno dei nostri allievi. Come giudichi l'esperienza e ti chiedo se la consiglieresti a un tuo collega? Sì, allora noi abbiamo attualmente Alessandro che è un ragazzo molto in gamba, in realtà da 2 anni nel nostro team di lavoro, è stato inserito dopo il percorso di Federmobili e ad oggi si occupa autonomamente dei clienti sia per quanto riguarda la progettazione che per quanto riguarda la vendita. Devo dire che a un mio collega lo consiglierei perché sempre di più questo settore ha bisogno di persone nuove, di un riciclo importante, che abbiano competenze ma che siano anche giovani, quindi che mettano a disposizione la loro forza e la loro energia per la vendita e la progettazione. E devo dire che mixare la preparazione in aula e invece in negozio, quindi sul punto vendita, quella un po' più pratica, è un bel mix, una formula vincente per formare un bravo venditore. Ti ringrazio Stefania.
Buongiorno, mi chiamo Fabio Erba, sono laureato in architettura e mi occupo di arredamento e design e progettazione da circa 30 anni. Collaboro con un negozio molto importante nella provincia di Monza Brianza, abbiamo avuto esperienza anche con, nell'area milanese con un negozio altrettanto importante e attualmente appunto ci occupiamo di arredamento, progettazione e anche con la fornitura chiavi in mano. Nel progetto scolastico qual è il tuo ruolo? Allora, io ho insegnato la materia del progetto e nello specifico riguardava l'approccio iniziale dei ragazzi alla clientela che entra nel negozio e il conseguente sviluppo del progetto e dell'arredo, del preventivo. Perfetto. Visto la tua esperienza sul campo, che non è assolutamente teorica, quindi hai un grado di giudizio, diciamo, valido, come giudichi il livello di preparazione al progetto e alla vendita dei ragazzi usciti da questa formazione? Ma io ho visto un notevole miglioramento dalla prima parte alla parte finale e soprattutto per l'applicazione dei ragazzi. E ho constatato anche che l'inserimento che è stato fatto poi nei vari negozi è risultato estremamente positivo. Buongiorno, sono Erika Salini e ho 26 anni. Ho studiato Interior Design presso l'Accademia del Lusso e nel 2019 sono stata selezionata per partecipare al percorso di apprendistato organizzato da Federmobili Milano per poi conseguire il diploma in progetto e vendita di arredo design. Ciao Erika, quanto lo hai ritenuto importante questo percorso di formazione scuola-lavoro per iniziare a lavorare? Beh, sicuramente questo percorso è stato fondamentale per entrare nel mondo del lavoro. Sono passata da una scuola che mi ha formato teoricamente ad una formazione professionale. Oggi mi consente di poter lavorare con soddisfazione in uno showroom di arredamento. Oggi ho le competenze per potermi confrontare con i privati che entrano in showroom, che desiderano avere una consulenza progettuale completa e saper gestire la vendita del prodotto. Grazie Erika. Il progetto di apprendistato scuola-lavoro è il fiore all'occhiello della nostra associazione, dimostrazione di quanto Federmobili Milano sia capace di dare risposte concrete ai rivenditori dell'arredamento. Se siete interessati ad un nuovo collaboratore utile alla vostra azienda, non esitate, contattateci.